incendio doloso nel campeggio di Cari, indagini in corso per stabilire a chi è diretta la minaccia. Cade dalla moto, grave un 22enne di Cari, l'incidente dopo l'una di notte, il giovane è in rianimazione al Parini di Aosta. Festa della mamma e della primavera di sogno e per tutta la giornata molte iniziative animano il centro del paese. Simona Morbelli, regina del Tour de Chateau, l'atleta di Courmayeur, è arrivata prima sul traguardo della 100 km insieme alle sue bambine. Buongiorno e benvenuti dalla TGR della Valle d'Aosta. Valutare le evidenze raccolte e stabilire a chi sia indirizzata quella minaccia sono i punti all'attenzione dei carabinieri di Saint Vincent che stanno indagando sull'incendio doloso nel campeggio di Cari. I dettagli. Di qualunque matrice sia quell'incendio scoppiato venerdì sera nel campeggio in località Teppe a Cari, il fatto è da tenere in seria considerazione. Uno strano incendio che si aggiunge ad altri analoghi episodi avvenuti negli anni in cantieri valdostani e che hanno suscitato l'attenzione della direzione distrettuale antimafia di Torino. Anche il presidente della regione, Marchi, è intervenuto per far sapere che in qualità di prefetto è informato dalle forze dell'ordine di quanto accade. Dopo i rilievi tecnici di ieri, oggi gli inquirenti valutano le evidenze raccolte, fra cui alcune videoregistrazioni. Le indagini non sono ancora state assegnate ad un magistrato. Le quattro auto cui è stato dato fuoco venerdì dopo le 21:30 appartengono ad altrettanti clienti del locale. L'intento intimidatorio è tanto chiaro quanto è difficile stabilire verso chi fosse diretto, se al locale o a qualcuno dei sei soci che lo hanno preso in gestione. La struttura pizzeria Camping Bungalow ha riaperto da un mese e mezzo e lavora molto bene, può aver fatto ombra. Forse diamo fastidio a qualcuno, ha affermato Luigi Monteleone, uno dei soci. Proprio all'imprenditore edile, titolare anche della Archeos, società attiva nel settore degli appalti pubblici, sei anni fa era già stato bruciato un escavatore vicino al castello di Cari. È caduto dalla moto in modo autonomo, quindi quando era a terra è stato sfiorato da un'auto che stava sopraggiungendo. Questa sembra essere la dinamica dell'incidente avvenuto stanotte appena dopo l'una in località Mericchio nel comune di Cari. Il ragazzo 22 anni di Cari ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Parini di Aosta per un grave politrauma. È stato probabilmente l'impatto col suolo a causargli le contusioni più serie, mentre l'auto in arrivo in quel momento l'ha solo urtato, evitando fortunatamente di travolgerlo. L'elicottero del 118 è intervenuto questa mattina verso le 10:30 per il recupero di un climber a Rheims, Notre Dame. L'uomo valdostano di 50 anni, esperto arrampicatore, è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Stava salendo da solo su una delle pareti di roccia che sovrastano le piste di fondo della località. Cosciente, dopo la caduta ha lui stesso telefonato ai soccorsi. Elitrasportato alla Parini di Aosta, è attualmente in fase diagnostica, i traumi risultano importanti. Ed ora andiamo a Treviso, gli alpini della sezione valdostana dell'ANA hanno sfilato in occasione della adunata nazionale, vi proponiamo le interviste telefoniche che abbiamo realizzato qualche ora fa. Carlo Gobbo a Treviso a guidare la delegazione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini, con quale spirito, per sottolineare, per ribadire quale messaggio? Qui a Treviso quest'anno e l'anno prossimo a Trento siamo in trincea. La commemorazione per quei ragazzi che 100 anni fa diedero la vita per dare all'Italia questa libertà di cui godiamo, vabbè, ci siamo, abbiamo sentimenti che sono intensissimi, l'emozione ci prende già, siamo appena partiti. Il vessillo è portato con grande onore da Andrea Ruggeri, è scortato dal colonnello Giovanni Santo, e oggi io ho il privilegio di fare questo
passo importante nella storia dell'alpinità, perché scortare Vessillo, insomma, è un grande orgoglio. E noi oggi vogliamo ricordare tutti quegli alpini che hanno dato la vita, i valdostani che hanno dato la vita 100 anni fa, e quelli che ancora oggi riempiono di grande intensità un'associazione che ha profondissime radici nel nostro paese. L'ANA ha assegnato a Gianfranco Ialongo il premio giornalista dell'anno 2016. Con quali motivazioni e che cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Con questo riconoscimento si è voluto mettere in risalto il lavoro fatto dalla sede regionale della Valle d'Aosta, che io sia poi quello che la rappresenti è solamente un fatto. Le motivazioni riguardano queste: il fatto di aver realizzato 9 programmi lo scorso anno con attinenza storia, esercito, alpini e alpinità, e poi anche l'uscita di un libro lo scorso settembre sul 4° reggimento alpini ha contribuito a far decidere la commissione in questo senso. Domenica di voto per il Popolo Leghista, alle prese con le primarie del partito per eleggere il segretario federale. La scelta è tra 2 candidati, il segretario uscente Matteo Salvini e l'assessore lombardo Gianni Fava. In valle il seggio è allestito a Gressan presso l'hotel Pezzoli. Resterà aperto sino alle 18, quando comincerà lo spoglio. La Lega Nord oggi è anche in piazza ad Aosta, con un gazebo in Place de Franchise per ribadire il valore della famiglia tradizionale in occasione della festa della mamma. Complice la giornata di sole sono stati oltre 1500 i partecipanti alla 31esima edizione della pedalata di bici in città d'Aosta. La manifestazione è stata dedicata a Michele Scarponi, oltre che alla lotta contro il bullismo e alla sicurezza stradale dei ciclisti. Il serpentone di 2,5 km ha riunito tanti valdostani, ma non solo. Sulle 2 ruote è arrivata anche una delegazione di bambini francesi della Savoia e della provincia Alpe Côte d'Azur, accompagnata da genitori ed insegnanti. Piazza Chanou, insieme ad altre piazze, Anus, Morget e Fenis, ha ospitato anche la raccolta fondi dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Le azalee per la festa della mamma andranno in particolare a finanziare studi italiani su prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili. Giornata di festa oggi anche a Dissogno, dove ha preso vita la 14esima edizione della mostra mercato Fleurs et Saveurs du Printemps. I dettagli. Qual è il senso di questa festa? Allora, il senso di questa festa è una giornata in cui si vuole ricordare la primavera, i fiori, i sapori di primavera e la festa delle mamme. In questa occasione avremo anche, come tutti gli anni, la valorizzazione del nostro piatto tipico, del nostro prodotto tipico, che è la piatta di Sogno, che stiamo valorizzando da un po' di anni. Fatta come? Allora, questo è un impasto di pane nero a cui sono aggiunti noci, uvetta, mele, zucchero caramellato. Una festa giunta alla 14esima edizione che attira la curiosità dei visitatori che arrivano da tutta la valle per curiosare fra gli oltre 40 banchetti dislocati per il centro del paese e nei dintorni del castello. L'angolo dei portafortuna. Sì, ci sono dei piccoli gnomini che si possono tenere in tasca perché sono i follettini tascabili e portano fortuna a chi ne ha bisogno, e anche da regalare, sono dei regalini simpatici. Tanti colori. Tanti colori. E qui abbiamo un po' di tradizione e artigianato del legno. Beh, facciamo un po' di tutto, diciamo, dalla copetta, come si dice, il portaghi, e cerchiamo di contentare il cliente, perché il giorno d'oggi è un po' critica, bisogna cercare di tirare avanti, campare lunario. Il 14 maggio è anche giorno delle comunioni e della festa della mamma. Faccio tanti auguri alla mamma. Tanti auguri alla mamma. Tanti auguri mamma! Tanti auguri mamma! Auguri a tutte le mamme! Il castello di Fenice è solo uno dei tanti monumenti e luoghi d'arte inseriti nell'iniziativa Aujourd'hui je visite, promossa dall'Assessorato regionale istruzione e cultura in occasione della festa della mamma, per dare alle famiglie l'opportunità di godere insieme del patrimonio storico e artistico della valle. La manifestazione offre infatti l'ingresso gratuito a bambini e ragazzi sotto i 18 anni e ad un loro accompagnatore nei principali castelli della valle, nei luoghi dell'Aosta romana, Pondelle, alle mostre di Segantini e Bartinski. I siti resteranno aperti sino alle 19, con l'eccezione della mostra di Bartinski, che chiuderà invece alle ore 18.
Lo sport, prima assoluta davanti a 42 uomini e 11 donne, Simona Morbelli, 44 anni, piemontese di nascita ma da 9 anni residente a Courmayeur, è arrivata sul traguardo della prima edizione della 100 km del Tour du Château tenendo per mano le sue bimbe Carolina di 12 anni e Cecilia di 10. Nel gruppo di testa fin dai primi chilometri l'atleta del team Salomon ha poi approfittato del ritiro di Giuliano Cavallo costretto a fermarsi a Nus per crampi. Da lì in poi ha corso in solitaria con un vantaggio di circa 6 minuti sul valdostano di Chavanso Nicolas Statti, giunto secondo. Nella gara da 170 km la vittoria al femminile è andata a Marina Plavante, serata per l'atletica Valpelli, c'è una vecchia conoscenza del Tour des Géants. Ed è tutto, grazie per l'attenzione a tutti voi, una buona domenica.